sono spettacoli che nascono per intrattenere, spettacoli che nascono per divertire, spettacoli che nascono per emozionare. Questo spettacolo, a noi piace definirlo questo documentario in formato teatrale, nasce unicamente solo con uno scopo, quello di ricordare, di fare memoria. Ascolterete quattro storie vere e nell'epoca dove tutto è vero e falso allo stesso tempo, dove ti chiedi dove finisce il vero e dove inizia il falso, ecco, il nostro vero è un vero un po' speciale, perché sono quattro storie vere per davvero. Quattro storie provenienti da uno dei conflitti più assurdi e sanguinosi e dallo stesso tempo più dimenticati che l'essere umano abbia mai combattuto. Cosa ha provocato la morte di 350.000 persone nel cuore dell'Europa? E perché questo potrebbe accadere ancora? L'esercito serbo, con i carri armati e mezzi blindati, stava entrando in città. Dietro di loro la fanteria distruggeva tutto quello che si trovava di fronte. Setacciavano casa per casa e uccidevano chiunque trovassero. Vecchi, bambini, invalidi. Non risparmiavano nessuno. La gente non faceva in tempo a scappare. Uccidevano tutti i musulmani che incontravano. Ogni volta che uscivo sul balcone del mio condominio sentivo la gente che parlava da finestra a finestra. In fondo, tutti i serbi sono dei cetnici. Anche i bambini appena nati lo sono. Bisognerebbe ammazzarli tutti. Tutti, ti dico. Io e mio marito eravamo terrorizzati. Ci sentivamo minacciati ogni giorno di più perché i nostri vicini sapevano che eravamo serbi. Ma l'incubo è diventato reale una mattina dell'ottobre del 1991. Una nostra vicina croata si è precipitata di corsa nel nostro appartamento e con voce allarmata ci ha detto: dovete andarvene subito da casa vostra. Quanto sto per raccontarvi è avvenuto la notte del 30 giugno 1993 e la prima cosa che ricordo di quella notte è il marmo freddo sotto le dita delle mani. Dicevano che vicino a Mostar si stavano svolgendo ethnic cleansing. E tu non sai che diavolo vuol dire. Così prendi un dizionario e scopri che ethnic vuol dire etnico. E cleansing c'era un esempio. Easter cleaning, pulizia di Pasqua. Ma Pasqua non c'entra niente. Resta solo pulizie etniche. Io posso aiutarvi, ma mi devi ascoltare molto bene. Mi servono le vostre fototessere, appena le avrai portamele. Io lavoro nell'ufficio che rilascia le carte d'identità. Vi farò avere passaporti falsi e con questi potrete uscire dalla città e mettervi in salvo. Qualche giorno dopo ci siamo rivisti e quello che era poco più di un vecchio conoscente era adesso colui che avrebbe deciso della salvezza della mia intera famiglia. Nel giro di 2 o 3 ore, i serbi hanno circondato tutto il villaggio. Costringevano le persone a uscire a forza dalle loro abitazioni. Ci hanno condotto in una fabbrica, si chiamava Zinkera. Lì hanno diviso gli uomini dalle donne e hanno separato i ragazzi dalle famiglie. Prendevano i bambini di 2 o 3 anni, li strappavano dalle braccia delle loro madri, li lanciavano in aria e mentre cadevano, li infilzavano con i pugnali e poi chiedevano alle madri sconvolte se li dispiacesse per i loro figli. E queste non potevano dire niente. La regola quel giorno era: chi piange muore qui davanti a tutti. Ho deciso di andare, qualsiasi cosa fosse accaduta. Ho preso i miei bambini e li ho stretti forti a me e ci siamo avviati verso quegli autobus. Mentre ci avvicinavamo, ho tolto la gonna ad una donna che era appena stata uccisa e l'ho fatta indossare a mio figlio Ramis, che aveva appena 10 anni. Un soldato ha puntato il Kalashnikov contro mio figlio e come un matto si è messo a gridare: dimmi se è un maschio o una femmina. Dimmi se è un maschio o una femmina! Quel giorno tutti gli uomini fra i 12 e i 75 anni saranno uccisi. Secondo le stime ufficiali, 8.372 persone. Ma secondo chi a Srebrenica ci ha vissuto davvero, sono 11.000 vittime. Il soldato vuole conoscere il sesso di mio figlio. Io stringo forte a me più che potevo il mio bambino e ho risposto: no, 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 è una femmina! Così sono riuscita a fare salire mio figlio sull'autobus insieme a noi.
Io ricordo che stavo con le mani appoggiate al finestrino e mi chiedevo perché? Perché solo noi al ponte verso sinistra? Perché tutti gli altri autobus verso destra? E le persone che erano su quegli autobus non si è mai più saputo nulla. Dovete andarvene subito da casa vostra. Stanno passando a prendere tutti i serbi, li portano nei campi di concentramento. Andatevene subito, tra qualche ora li sentirete bussare anche alla vostra porta. È stato come se qualcuno mi colpisse forte alla bocca dello stomaco. Io ho preso una vecchia valigia e ho iniziato a metterci dentro tutto quello che mi sembrava indispensabile. Ricordo, cuore, dalla paura, mi batteva forte nelle orecchie come un martello. Mi dicevo, che cosa voglio di più? Una fotografia, volevo una fotografia. Solo una fotografia della mia famiglia, dove c'eravamo noi due con i nostri bambini. La mia vicina mi ha preso per il braccio con forza. Non devi portare niente con te. Tutti quelli che sono sospettati di fuga vengono arrestati. Senza valigie darei meno nell'occhio. Come posso abbandonare tutto quello che abbiamo noi? Noi non abbiamo nemmeno i soldi per il viaggio. Anche lei mi ha abbracciato e con gli occhi pieni di lacrime, mentre mi stava baciando, mi ha fatto scivolare tra le mani un piccolo rotolo di carta. Erano 50 marchi, una cifra enorme in tempo di guerra, e mi ha detto, più di così non posso darvi. Ma adesso, per carità, andate, che la fortuna sia con voi. Che diavolo c'è da pulire della mia etnia? Che cosa devi pulire del mio popolo? Che cos'è che non va della mia gente? 3-4 soldati. Tu li vedi entrare nel primo palazzo nord-est e dici, è inutile, lì non ci abita nessuno, lì non ci ha mai abitato nessuno. E poi improvvisamente senti un coro di grida, primo piano, lampi, spari, grida, silenzio. Secondo piano, un coro di grida, lampi, spari, silenzio. Terzo piano, lampi, spari, grida, silenzio. Quarto piano, lampi, spari, grida, silenzio. E il soldato più giovane che urla dall'ultimo piano, Sveuredu! Qua, tutto ok, di vivo, Nico, nessuno. E io dall'altra parte della strada a contare. 120 minuti, 2 ore esatte. Attraverseranno la strada e arriveranno a sfondare anche la porta del mio appartamento. 120 minuti, 2 ore per salvare tutto ciò che hai di più caro al mondo. 120 minuti per salvare tua moglie, tua figlia. 120 minuti per salvare tutto ciò che è la tua vita. Mi ha consegnato le carte d'identità con falsi nomi musulmani e nel darmi quei documenti si è raccomandato di imparare bene le nostre nuove generalità. Sve, tutto. Dovete inventarvi tutto. Se i soldati capiscono che voi non siete quelli dei documenti, vi uccideranno. Poi verranno qui e mi taglieranno la gola. L'autobus si ferma al posto di blocco. Le portiere si aprono. E li vedi i soldati musulmani armati salire a bordo come automi per controllare i documenti di tutti i passeggeri. Io sentivo il cuore battermi sempre più velocemente mentre li vedevo avvicinarsi fila dopo fila dopo fila. I genitori di mio marito e i miei figli hanno superato il controllo senza alcuna difficoltà. 2 file più indietro sedeva mia madre sola. Un giovane soldato le si è avvicinato e le ha chiesto i documenti. Mia madre era terrorizzata. Lo capivo da quanto gli tremavano le mani. Ricordo che sul grembo, sulle ginocchia, lei teneva la sua borsa nera. Appena aprivi la borsa, c'era il passaporto falso. E dentro, in una tasca interna, la sua vera carta d'identità. Avevamo provato centinaia di volte questa scena e lei sapeva esattamente cosa doveva fare. Basos Molinvas, documenti, prego. Ha chiesto serio, il soldato era armato e indossava la divisa mimetica. E così mia madre lentamente ha infilato la mano all'interno della borsa e ha consegnato al soldato il suo vero passaporto.